Allora, eccolo lì, il Gudan Caffè da fuori. E finalmente ho fatto colazione, ora andiamo verso la Chiodori a fare un po' di acquisti otaku e niente. Oggi c'è un po' di vento, questo è la spiazza che c'è, il caffè, c'è la tipa, c'è un shop, c'è la metro e lì c'è la stazione. E questo è un'area abbastanza spaziosa. C'è un ponte, l'ho già fatto per l'anno scorso, c'è la stazione dei taxi. Bene, e ho preso appunto quella specie di cappuccino molto buono e quella coppettina di gelato, e ho mischiato caldo e freddo, ho fatto delle foto dentro sia con lo smartphone, così le pubblico subito, e sia con la macchina fotografica, le pubblicherò quando rientro in Italia. Adesso vado verso la Chiodori a fare un po' di vedere, un po' mettermi a viso verso la Chiodori. Mamma mia, oggi c'è un po' di vento, vabbè, spero si senta bene il video, perché con il vento si sente. Qui in quest'area qua delle volte mettono dei mercatini, dei privati che vendono di tutto, tra cui figo ovviamente. E giusto perché ce ne sono pochi per la camera. Battutaccia, battutaccia. Qua c'è il softmap, ve l'ho fatto vedere già ieri sera. Il grande palazzone di vetro, dove lì dietro c'è il mandarake. Vedete il top map, guardate. Faccio ancora un paio di minuti di video qui. Questo è il negozio di elettronica, dovrebbe averlo fatto vedere anche l'anno scorso. Ecco la bellissima Chiodori di giorno, un anno dopo, che bello. Bene, poi farò un video che non ve l'ho fatto l'anno scorso, nella seconda via, dove anche lì ci sono dei negozi, vi faccio vedere cosa c'è. Adesso faccio un giro qui in tutti questi shop e filmerò con telecamera nascosta, vi faccio vedere ogni negozio piano piano entro i miei 15 giorni in cui rimango qui in Giappone, vi faccio vedere tutti. Quindi per ora è tutto, e se volete mi potete seguire anche su Facebook tramite la mia pagina Japan Otaku Paradise, Giappone nel cuore. Mi raccomando, cliccate mi piace. Ci vediamo, ciao ciao!